con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 5. Amen, il Signore sia lodato. Io ricordo, infatti, la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono persuaso abita anche in te. Gloria a Dio. Accomodatevi pure, fratelli. Gloria al nome del Signore. Ringraziamo il Signore. Vedete, ho desiderato in maniera particolare questa sera portare questo verso che soggiungeva alla mia mente del continuo, un verso particolare, ma un verso credo adatto ai monitori, ai fanciulli, ai ragazzi, ai genitori, un verso che è per ognuno di noi. Paolo scrisse questa lettera da Roma quando si trovava in catene, prigioniero, si trovava in pericolo, eppure non è mai venuto meno nel desiderio di continuare a far avanzare il regno di Dio anche mediante la sua strumentalità. Verso Timoteo, lui lo definisce un vero figlio nella fede. Verso Timoteo risulta avere un amore incondizionato, un amore dettato proprio dal Signore, un amore sincero, un amore puro, tanto da esortarlo addirittura in due lettere. Paolo ringrazia Dio che Timoteo ha conservato quella fede che era in lui e che abitò prima nella nonna e poi nella mamma. Ora Paolo conosce Timoteo, in Atti capitolo 16 noi vediamo l'incontro tra Paolo e Timoteo. Paolo conosce Timoteo e lo prende sotto la sua tutela spirituale. Timoteo era un discepolo, fu battezzato secondo alcuni studi proprio quando era un giovane ragazzo, nella sua tenera età. E Timoteo aveva una famiglia particolare. Aveva una mamma che era convertita e un papà che non era convertito. Aveva una mamma che conosceva il Signore e un papà che invece non conosceva il Signore. Paolo cosa fa? Lo prende sotto la sua tutela e lo alleva e lo istruisce e gli insegna così come un padre fa verso un suo figlio. Sarà con Paolo parecchio tempo e poi da Paolo sarà incoraggiato alla cura pastorale di una chiesa, la chiesa che era in Efeso, e da un piccolo fanciullo che viveva anche le sue condizioni all'interno della sua famiglia, vivendo una condizione anche particolare, da un piccolo fanciullo istruito e allevato anche ai piedi dello strumento Paolo, arrivò ad essere pastore di una chiesa, uno forse dei più grandi evangelisti del suo tempo. Eppure il testo che noi abbiamo letto, noi notiamo una cosa che dobbiamo tenere bene in mente, fratelli. È scritto che Paolo ricorda la fede in lui, ma che era prima nella nonna e nella mamma. Una trasmissione particolare, nonostante anche la tipologia di famiglia, forse all'interno della quale c'erano tante battaglie anche sulla fede, sulla conoscenza della parola di Dio, sul cristianesimo stesso, ma la mamma e la nonna desideravano una cosa più di altre cose,
insegnare al piccolo Timoteo la via del Signore, insegnare al piccolo Timoteo quello che era la sana dottrina, possiamo dire l'educazione spirituale, che consentì poi a questo fanciullo di diventare un grande servo nelle mani del Signore. Ora, i genitori, cari genitori, oggigiorno si trasmettono tante cose ai propri figli. Non entro nel merito perché non vi conosco uno a uno, ma la maggior parte di voi sì, altri no. Ma la gioia più grande per un genitore deve essere vedere il figlio salvato da questo mondo. Questa è la gioia più grande, perché se tuo figlio fa parte di questo mondo, tuo figlio è destinato a morire. Ma se tuo figlio fa parte della Chiesa di Dio, del popolo di Dio, della famiglia del Signore, tuo figlio vivrà e sarà usato nelle mani del Signore. Nella terza lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 4, è scritto proprio così, guardate: non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Una gioia più grande di questa non ci può essere. Io mi metto nei panni, no, della nonna, della mamma, vedere questo bimbo, questo giovane, questo ragazzo che è stato strappato dai vizi, dalla ribellione, che è stato strappato dal peccato, che è stato strappato dalle grinfie del nemico, per poter fare cosa? Per essere un soldato nelle mani del Signore, un potente strumento nelle mani di Dio. È qualcosa di meraviglioso che solo Dio può compiere. Oggi viviamo in un mondo, cari che siete in ascolto, materialista, con desideri e scopi materialistici. Si pensa a tutto quello che è materiale, e quello che è materiale sembra essere il tutto per la vita di una famiglia. E i genitori trasmettono altresì il materialismo ai propri figli, e i propri figli si sbandano e vivono materialisticamente in un mondo materialistico. I ragazzi oggi vivono senza una destinazione. Credo che abbiate parlato con tanti giovani, penso che spesso vi capiti di parlare con tanti ragazzi. Non c'è una destinazione, c'è solo paura del domani. Conosco ragazzi di 16 anni che hanno detto una frase: chissà se ci arriva la pensione. Ma tu tieni 16 anni, comincia a pensare alla tua età e a scamparti dal presente secolo per metterti nelle mani del Signore, e Dio provvederà per la tua vita. Io non ho mai visto uno che si è affidato nelle mani del Signore che è stato distrutto, o in qualche modo, fratelli e sorelle, che è caduto nelle grinfie del diavolo. Io non l'ho mai visto. Ma il Signore è stato potente a salvaguardare, proteggere, ed è ancora potente a salvaguardare e proteggere coloro che si affidano nelle sue mani. Oggi molti giovani, molti ragazzi vivono senza aspettativa, senza interessi. Giovani vivono senza desideri, senza progetti, o se voi analizzate i progetti, sono tutti progetti umani, sono tutti progetti materiali. Lidia e Eunice avevano ragionato su una necessità impellente: a mio figlio devo trasmettere un valore eterno che gli rimarrà per sempre, a mio figlio, a mio nipote io devo trasmettergli qualcosa di unico e prezioso, la perla di grande valore, Cristo il Signore. Avevano ragionato proprio come la parola di Dio ragiona: trasmettere ai figli ciò che è importante. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 19, scritto: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto,
noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Noi non possiamo sperare solo in questa vita, perché questa vita è destinata a finire. Noi dobbiamo investire questa vita per l'eternità e noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, ai nostri figli, a vivere dei valori eterni, dei principi eterni, che gli serviranno non solo come educazione in questa vita, ma gli serviranno come principio per poter entrare nelle porte del cielo. Quando Gesù entrò nella casa di Marta e Maria, Maria era lì desiderosa di ascoltare qualcosa di importante, desiderosa di abbracciare Gesù, desiderosa di ricevere dal Signore. Marta era affaccendata in tante cose. Gesù gli dirà: Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Parola di Gesù. E Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. I genitori oggi si soffermano e si affannano su tante cose, quando in realtà una sola cosa è necessaria veramente: affidarsi nelle mani del Signore, affidare i figli nelle mani di Dio, affidare la casa nelle mani di Dio, e poi Dio provvederà tutto il resto, fratelli cari. Il centro dei discorsi all'interno delle case oggi non è più Dio, eppure tutti se la prendono con Dio. Ma se il centro della tua vita non è Dio, perché poi te la prendi con Dio? Se il centro dei discorsi a tavola non è Dio, perché poi te la prendi con Dio? Se il centro della tua vita non è Dio, perché te la prendi con Dio? Se il centro del valore dei tuoi figli non è Dio, perché ve la prendete con Dio? A prescindere dai combattimenti che Lidia e Eunice potevano avere nelle loro case, avevano un grande desiderio: trasmettere a Timoteo la sana dottrina, qualcosa di unico e prezioso, una responsabilità che noi da genitori dobbiamo avere, ma soprattutto da cristiani dobbiamo avere: mettere Cristo al primo posto nelle nostre case. È un incoraggiamento che poi desidero fare anche a coloro che ricevono questi insegnamenti, e poi concludo, a coloro che magari anche in quest'anno, e perdonatemi se lo dico, non solo i fanciulli, i ragazzi, gli adolescenti, ma anche gli adulti che hanno partecipato alla scuola domenicale, quello che abbiamo ricevuto è quello che dobbiamo donare. Noi abbiamo ricevuto per donare. Ragazzi, voi avete ricevuto per poter donare. Non lasciate che il seme che è stato sparso attraverso la strumentalità dei vostri monitori possa essere distrutto o volare via, ma utilizzatelo, utilizzatelo, rendete efficace la parola che vi è stata trasmessa. Al piccolo Timoteo, sapete cosa è stato detto? Non solo Paolo lo ringrazia perché Eunice e Loide gli avevano dato degli insegnamenti, ma in 1 Timoteo capitolo 4 lo stesso Paolo dirà allo stesso Timoteo che aveva ricevuto, gli dirà di dare. È scritto: ordina queste cose e insegnale, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Signore, aiutaci a praticare quanto abbiamo ricevuto. In quest'anno io sono più che convinto di questo,
e avendo riscontro diretto anche con i ragazzi, siamo convinti, perché essi stessi lo hanno attestato, il Signore li ha benedetti. Anzi, mi piace dire così, Dio ci ha benedetti tutti quanti. Ma quello che abbiamo ricevuto, doniamolo nei nostri atteggiamenti, nel nostro comportamento, affinché il nostro progresso sia manifesto a tutti. Ecco la parola del Signore in questa sera: non solo ricevere, ma dare. Signore, aiutaci sia a ricevere sia a dare. Chiniamo i nostri capi, fratelli, preghiamo il Signore.